Buongiorno a tutti, saluto cordialmente il sindaco di Faedis, Claudio Zani, la comunità di Faedis che ospita questa bellissima giornata di ricordi, ma anche di tracce per un futuro migliore. Saluto naturalmente i sindaci, gli amministratori, le autorità presenti, i consiglieri regionali, un caloroso saluto anche all'Ampi, l'Ampi che è in maniera continua, decisa, l'Ampi che quotidianamente porta avanti quella grande missione che gli è stata affidata dopo appunto i dolorosi fatti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi saluto il presidente provinciale, i suoi collaboratori e soprattutto anche tutte le nostre sezioni che giornalmente ci ricordano che cosa sia stato l'Ampi, che cosa sia e quali siano i valori che naturalmente quotidianamente diffonde fra noi. Vi confesso che sono felice, ma anche molto emozionato di svolgere il compito che mi è stato affidato oggi, perché parlare sotto questo monumento diventa una cosa estremamente importante, estremamente, come dire, mitica, direi. Un qualcosa che dovrebbe appunto farci ragionare solo guardando questo monumento e proprio consentirci ogni tanto di pensare a ciò che rappresenta e soprattutto la sintesi che fa, ahimè, di quanto è accaduto in questi luoghi. Noi qua siamo a rievocare quei tragici fatti del settembre del 1944 con l'incendio di Nimis, cui seguirono quello di Faedis e di Achimis e di altre zone ad opera delle truppe nazifasciste cosacche. Pare che in questi territori, nel brevissimo volgere di una stagione, siano accaduti tutti gli eventi che riassumono i tratti del secondo conflitto mondiale e dell'occupazione nazifascista, del duro prezzo pagato da queste terre alla follia, per l'appunto nazifascista. Per sommi capi qualcosa è stato ricordato, ma mi piace ricordare nuovamente che cosa è successo in questo territorio. Beh, insomma, le azioni dei partigiani più volte ricordate sono un esempio di, come dire, di contrapposizione a quella che era la barbarie nazifascista. Grazie a loro, come è stato detto, si crea la zona libera più volte ricordata. Quell'esperienza esaltante della zona libera che ha coinvolto un territorio così importante. Naturalmente c'è stato anche la fine di queste esperienze. Purtroppo qua noi stiamo ricordando proprio la fine di questa esperienza, con i fatti già ricordati da chi mi ha preceduto nei loro interventi. Ci sono state delle vere e proprie azioni di guerra, razzie soprattutto, no? Maiali, vitelli, macchine, tutto ciò che si poteva razziare in quei giorni è stato fatto in maniera rigorosa, cosa peraltro dolorosa perché le fonti ci dicono che poi tutto ciò che è stato razziato, in particolare dai cosacchi, ha alimentato una serie di commercio parallelo, in cui purtroppo anche qualche persona, così nostra persona a noi vicina, ha partecipato. Ma nella guerra succede un po' di tutto, evidentemente, no? È giusto ricordare i fatti positivi, ma è giusto anche ricordare ciò che di positivo non è stato. Il doloroso momento dello sgombero dei paesi, provate a immaginare voi, paesi bruciati, la gente va, sgomberata, dove va? Chi lo sa? Cioè sono delle cose che fanno veramente accapponare la pelle, fanno rabbrividire, ed è questo che sto avvertendo in questo preciso momento. Che cosa c'è stato ancora in questo periodo? Ma ci sono state poi anche le deportazioni, qua ci sono state persone deportate in Germania proprio in quelle occasioni, civili trucidati, c'è stato veramente di tutto. Gli incendi, i documenti dicono che qua sono state incendiate qualcosa come 1126 case, una cosa del genere, una cosa spaventosa, che ha interessato 20.000 persone. Beh, proviamo a immaginare oggi questo scenario. Violenza, evidentemente. E poi l'occupazione dei cosacchi, che non viene sempre ricordata, ma qua io intravedo in questa occupazione una sorta di pulizia etnica, no? Si voleva sostituire
agli abitanti di queste zone, abitanti che provenivano dalle steppe russe, una cosa veramente, come dire, violenta, violenta sotto tutti i profili. E infine, dopo tutte queste vicende, il durissimo inverno fra il 44 e il 45, perché provate a immaginare voi, gente che ha perso tutto, come poteva trascorrere quell'inverno. Eppure, naturalmente, in qualche modo sono riusciti a proseguire, naturalmente, nella loro vita così come hanno potuto. Consentitemi anche un ricordo personale, perché mi piace ricordare assieme a voi. Beh, qua nel settembre del 44 giunse anche mio padre come combattente partigiano Cerno, e aveva 20 anni. E lui e un suo compagno si sono incamminati delle zone della Bassa Friulana risalendo il Torre. Cioè, questi due ragazzi, 20 anni, camminavano durante la notte, evidentemente, perché durante il giorno c'era il rischio di essere intercettati, e hanno risalito il torre fino ad arrivare, naturalmente, in queste zone, in particolare arruolarsi come combattenti nelle truppe garibaldine, quella volta nell'area di Canebola. Ebbene, da quel momento lì, mio padre ed altri sono rimasti su questi monti, naturalmente, a continuare la lotta partigiana, e sono ridiscesi solo il 1º maggio, quando sono arrivati, naturalmente, nella piazza della Loggia a Udine, per le celebrazioni della liberazione. Quindi, evidentemente, anche loro hanno trascorso un inverno sicuramente, sicuramente difficile. Bene, mi piace ricordare questo proprio perché lo sento mio questo, anzi addirittura col tempo l'ho sentito sempre mio questa esperienza. E quello che mi ha colpito è che mio padre non ha mai parlato di azioni militari, mai. Tante volte si è curiosi nel chiedere: no, ma cosa avete fatto? No, no, no. I partigiani difficilmente parlano dell'azione militare, vogliono essere ricordati solo per la missione che si erano dati, riportare la libertà in Italia. Ecco, questo volevano i combattenti che fosse ricordato, così come noi lo facciamo naturalmente in queste occasioni. Ahimè, purtroppo in queste zone, mentre mio padre è riuscito, come dire, a scendere il 1º di maggio, abbiamo un altro concittadino, Bruno Fracarosi, di 19 anni, sempre del nostro comune di Terzo d'Aquileia, che invece qua purtroppo è rimasto ucciso nella sua lotta partigiana. C'è una stele a Costapiana che lo ricorda. Noi ogni anno andiamo naturalmente a rendere omaggio a questa persona che, a soli 19 anni, naturalmente con la voglia di partecipare a un qualcosa di importante, purtroppo finì la sua esperienza in maniera così tragica. Bene, vanno ricordati secondo me anche questi aspetti, che in una giornata come oggi ridà importanza a queste vicende poco conosciute, ma che se ne sono molte. Bene, detto questo, è chiaro che il quadro che abbiamo tratteggiato è un quadro piuttosto tragico, direi, no? Ebbene, gli eventi tragici sono noti, li abbiamo ricordati un po' tutti. Sono meno noti invece altri eventi, fra cui uno in particolare, che è poco ricordato, ma che oggi qua gradirei ricordare, anche se, come dire, nel passato ci sono stati dei momenti in cui questi eventi sono stati ricordati. Si è già fatto cenno sostanzialmente a questo episodio a cui voglio fare riferimento. È un episodio che non ha un nome, questo mi ha colpito, no, non ha un nome. Noi lo ricordiamo nella Bassa Friulana come i bambini di Faedis Nimis e Atimis, li ricordiamo così. O meglio ancora, i Frus di Faedis Nimis e Atimis. Ebbene, è stato un episodio esaltante, a mio avviso. È stato ricordato nell'occasione del 60° anniversario della liberazione, proprio grazie all'impegno dei comuni della zona libera, in particolare dell'allora sindaco di Faedis, Franco Beccari, così come anche dei comuni della Bassa Friulana, che hanno voluto, come dire, approfondire questo importante episodio, questo importante episodio di solidarietà. E hanno affidato, come dire, il compito al professor Flavio Fabroni per fare una ricerca storica, addirittura riuscendo ad intervistare anche protagonisti, ormai naturalmente in età avanzata, ma nel contempo anche riuscendo a collocare storicamente quell'episodio in un libricino che molto opportunamente il consigliere regionale Cristiano Sciaurli oggi stava distribuendo.
un libricino molto piccolo, si legge come rapidamente, ma è secondo me steso in maniera favolosa, nel senso che riporta episodi in maniera puntuale e precisa, con una sintesi che solo Pasquale Fabbroni sapeva fare sostanzialmente. Quindi io consiglio un po' a voi tutti, se avete l'occasione di leggere questo fascicoletto, insomma. Ebbene, quel fascicoletto è stato proprio redatto nel 2005, in occasione del 60° anniversario della Liberazione, a margine di manifestazioni che sono svolte, le prime qua proprio a Faedis, con i sindaci della Bassa, con i sindaci della zona libera, e poi successivamente in terzo da qui lei a rappresentare proprio questo episodio, l'episodio appunto dei bambini di Nimis Athemis e Faedis, come veramente un elemento di grande solidarietà, di grande umanità, di grande proprio amore, di grande amore. Ecco, io vorrei proprio soffermarmi un momentino proprio su questo fatto un po' di più, per raccontare un po' come è nato. Ripeto, io sto citando un qualcosa che è riportato nel libro del professor Fabbroni, però insomma così lo mettiamo a disposizione di noi tutti per una riflessione. Dunque, quei bambini, quando diciamo dei bambini, parliamo di bambini che andavano dai 16 ai 12, 13 anni più o meno, no? Naturalmente si trovavano a vivere una realtà assolutamente inimmaginabile fino a poco tempo prima. Per cui, naturalmente, se da un lato tutte le genti soffrivano, si era colto veramente l'occasione per capire che forse i bambini in maniera silente soffrivano ancora di più. Ecco dunque che nel giugno del 45 prendeva forma nella Bassa Friulana il desiderio di aiutare i bambini dei paesi distrutti dalla barbarie nazifascista a superare i momenti difficili che stavano vivendo, ospitandoli nelle famiglie dei comuni della Bassa Friulana, sostanzialmente. Cosa molto semplice, diretta. Il professor Fabbroni dice sempre che l'idea partì dalla sezione del Partito Comunista di Terzo d'Aquileia, ma soprattutto protagonisti furono le donne dell'UDI. Questo è anche un fatto che mi piace ricordare. Questo fatto solidale è stato. Le protagoniste assolute erano le donne. Le donne hanno fatto tutto quella volta. Hanno fatto le riunioni, hanno diffuso l'idea, si sono occupate anche di organizzare il trasporto, proprio per riconsegnare e sistemare i bambini nelle varie famiglie. Insomma, hanno fatto veramente tutto le donne. Ed è bene ricordare anche questo, perché tante volte, insomma, ci si dimentica di questa sensibilità che in questo momento veramente è stata dirompente. Quindi l'idea parte un pochino da queste donne di Terzo, ma poi quello che è importante è che si diffonde a macchia d'olio in maniera rapidissima a tutti i comuni della Bassa, Aquileia, Fiumicello, Ruda, Villa Vicentina, Scodovacca in comune di Cervignano. Aderirono prontamente al progetto e si aggiunsero appunto a Terzo per dar vita tutti assieme a quello che è stata una grande storia di solidarietà, di civiltà, di altruismo e di amore senza uguali. Senza uguali. Quelle donne furono in grado di aggregare attorno alla loro azione persone, famiglie intere, comunità in uno slancio di solidarietà capace di superare ogni distinzione politica. Questo è un fatto anche importante. Una protagonista, naturalmente, di quei tempi, disse: la politica in questi casi non c'entra, c'è bisogno di fare qualcosa. Aggiungendo però, e questo consentitemelo, i ricchi non ne hanno preso nessuno di quei bambini, quindi vuol dire che evidentemente, insomma, c'era qualche approccio diverso rispetto al problema, e questo lo testimonia appunto una protagonista di quei tempi. Beh, c'era stata la prima riunione organizzativa, sempre nel giugno del 45, dove c'era una gran fretta, gran fretta. Bisognava dare una casa ai bambini per l'inverno, molto semplicemente. Non si poteva fare in modo che i bambini non avessero naturalmente un opportuno domicilio. Bisognava fare anche velocemente, perché in ottobre i bambini dovevano andare a scuola. Beh, l'importanza naturalmente che le persone pur semplici e umili devono già all'epoca anche questo aspetto, quindi non solo sopravvivere, ma anche vivere l'esperienza scolastica. Il professor Fabbroni dice che complessivamente 144 furono le famiglie della Bassa Friulana coinvolte in questo progetto.
famiglie semplici, contadine, in genere mezzadri, che all'epoca dalle nostre parti proprietà non ce n'era, mezzadri. Qualcuno addirittura, e lo dico con il nome di una testimone, che non arrivava a metti al gustà d'ongia da sena. Eppure, naturalmente, a disposizione per questo importante progetto. Una novantina furono i bambini ospitati nella Bassa Friulana. Provenivano da Faedis, Nimis e Atmis principalmente, ma qualcuno anche da Poboleto e Tarcento. A testimoniare evidentemente che i bisogni di quei tempi erano ben diffusi e ben oltre i martoriati paesi. Quindi, al di là di questi fatti gravi, insomma, c'era anche questo problema appunto in paesi vicini. Naturalmente il distacco fu dolorosissimo, no? Chiaramente, le madri che arrivano lì con sé i bambini. I bambini che erano rinchiusi in un silenzio surreale, le madri attonite, che affidavano i propri figli nelle mani di estranei sostanzialmente. Però questo vi fa capire quanto drammatiche fossero le condizioni a quel tempo. Perché se una madre consegna il proprio figlio a persone sostanzialmente, sì, direi sconosciute, vuol dire effettivamente che qua c'era un momento in cui non c'era grande speranza per il futuro. Ebbene, tutto ciò è accaduto. Le famiglie della Bassa, quindi, le mamme, ancora le donne, protagoniste dell'ospitalità, prestarono la massima attenzione ai bisogni dei bambini, curandoli come se fossero loro figli. E forse anche di più. Un testimone, un bambino di questi territori, diceva, ma forse si curavano più di noi che non dei loro figli, per dire proprio quanto fosse grande questo amore per i piccoli bambini. Ci sono alcune testimonianze significative, ma interessanti, che vi riporto qua rapidamente. Alcuni dicevano: noi dormivamo per terra, mentre la mamma li metteva sui nostri letti a dormire, cioè gli ospiti venivano a far dormire sul letto come ospiti e noi dormivamo per terra. Quindi cioè, sono questi flash veramente semplici, ma di una potenza straordinaria. Un'altra testimonianza: dicevano che badavano più a me che non al loro figlio, e qualche volta il figlio era geloso, c'erano anche queste vicende che si vivevano poi naturalmente. Un altro ancora diceva: sì, mi dava la bicicletta per andare a scuola addirittura, e così io portavo in canna il bambino più piccolo, per cui c'era questa vicenda che naturalmente portava allo stare assieme. Cosa più bella è un'altra testimonianza: c'era una bambina che dice: la mamma mi ha tagliato un vestito per poterlo dare ad una bambina. Io non ero gelosa, diceva, ma sono stata male perché non avevo niente neanch'io. Si toglie e si dà. Quindi buona parte di questi bambini rimasero per alcuni mesi, sostanzialmente l'anno scolastico, altri invece rimasero anche qualche anno. Addirittura c'è la testimonianza di uno che ha frequentato dalla prima alla terza, la scuola elementare nella Bassa Friulana. Quindi diciamo che si è trattato naturalmente di una bella storia, questa, che fa bene ricordare, e quindi ecco che questa è un'occasione che mi sono permesso di utilizzare per ricordare questa storia, che è naturalmente intrisa, ebbra di umanità, ma anche di altruismo, di solidarietà sostanzialmente. Questo fatto, peraltro, accomuna, no, i territori, diciamo, della zona libera con la Bassa Friulana, perché naturalmente tutti questi territori loro contributo all'andato. Cioè, questi territori hanno dato un contributo fondamentale nella lotta di liberazione. Questi territori erano teatro di azioni partigiane. Questi territori hanno dato, ahimè, gli incendi dei loro paesi. Quindi sicuramente ricordiamoci questi contributi. Non è solo un fatto di dire sono arrivati qua, hanno bruciato, è finita là. No, no. Ha un significato molto più profondo tutto questo. Ecco, invece la Bassa Friulana, diciamo che ha dato un grosso contributo in termini di solidarietà quella volta. Contributo solidale che evidentemente, è uscito fuori nel momento opportuno, ma perché era maturato nella realtà, socioculturale di quella zona. Era maturato molto prima, quando ricordiamoci che in quell'area agiva l'intendenza Montes, a capo c'era Silvio Marcuzzi, che aveva il compito di provvedere al nutrimento di tutte le truppe partigiane che erano in montagna. Quindi
Cioè, lì si raccoglievano le vettovaglie per poter, come dire, far sopravvivere le truppe partigiane in montagna. I documenti dicono che quell'intendenza raccoglieva quasi la totalità delle vettovaglie che venivano per l'appunto inviate, in montagna. E quindi, se lì si raccoglievano granaglie, farina ed altro in quelle zone lì, in comunità, in famiglie, come dire, indigenti alla fin fine, povere famiglie, vuol dire che in qualche modo quell'area dava solidarmente un contributo alla lotta partigiana attraverso questa loro azione. Certo, ci sono anche le polemiche, qualcuno dice questi qua erano arroganti, questi qua portavano via, questi qua così, questi qua colà. Può darsi che sia stato anche vero, chi lo sa. Però voglio dire, in generale, non penso che quella zona si sia rifiutata di fornire vettovagliamenti naturalmente a queste zone. Ma detto questo, che cosa dire oltre a questo? A me viene una riflessione così velocissima, ma io penso, ma se fosse accaduto oggi ciò che accade quella volta? Oggi. Mi domando molto questo, mi faccio questa domanda. Come avremmo reagito? Avremmo reagito con questo spirito? Non lo so, non lo so. Ognuno di noi deve fare la propria riflessione. A questo punto è facile dire, ma questo scenario è impossibile ormai. Sì, è vero, probabilmente sì. Ma questo scenario è impossibile perché? Perché c'è stata la lotta di liberazione, perché c'è la più bella Costituzione che esista a questo mondo. Perché c'è un'Europa che in qualche maniera fa massa critica rispetto a questi temi, è fondata sui valori della solidarietà e della collaborazione. Ma questo non è che sia nato dal nulla, ce l'abbiamo e va naturalmente sempre considerato. È vero che ci vengono anche in testa i tragici episodi dei bambini afghani, iracheni, pakistani, che in qualche modo purtroppo abbiamo imparato a vedere purtroppo in situazioni tragiche. Ci sono proprio, mi pare, due fotografie che sono di una violenza, ma di una verità incredibile. Ricorderete il bambino steso sulle coste sulle coste della Turchia, di Abon a Carponi, morto, annegato, insomma. Cioè, a me quell'immagine lì ha fatto rabbrividire veramente nel nostro profondo. Quindi uno dice, boh, ma da noi queste cose non succedono. Sì, ma chi pensa a quei bambini? Ma ci sono organizzazioni, vabbè. Ma io vorrei spostare l'attenzione su un altro punto e poi finisco. I nostri bambini. Dedichiamo noi sufficiente attenzione ai nostri bambini oggi? Ognuno pensa un po', se sì o se no. Abbiamo noi anche bambini che giacciono in Italia, anche in uno stato di indigenza? Indigenza sotto tutti i profili, ma soprattutto scolastica, per esempio? Sì, ne abbiamo. Bene, forse ricordare ogni tanto che esistono anche queste situazioni è importante. È importante anche capire che noi incrociamo bambini. E forse fermarsi un momentino a fare un sorriso, a dare una pacca sulla spalla a un bambino lo accetta. Io penso che dovremmo invece recuperare un po' di tempo, specialmente in epoca pandemica, per pensare ai nostri bambini. Grazie.